nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua per questo nuovo video. Scusate, io sono sempre che mi tocco i capelli. Questi capelli mi sono cresciuti troppo ultimamente, non li sopporto più, solo che fino al matrimonio mi tocca tenerli lunghi, poi si vedrà. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video. Allora, so che avevo detto che avrei fatto il video sugli spoiler del matrimonio, però non c'avevo voglia di firmarli perché dovevo cercare un sacco di cose nella casa. Quindi adesso farò un video un po' più chill, che c'entrerà comunque col matrimonio, mettiamola così. Ovvero, oggi parleremo di cosa pensano i miei genitori del mio futuro marito e come hanno reagito alla proposta di matrimonio. Stiamo parlando di... so che tipo questo video avrei dovuto farlo tipo quando ho ricevuto la proposta di matrimonio, però non importa. Però il 10 giugno 2018 io ho ricevuto la proposta di matrimonio, ho detto sì. Sì, perché se no non avrei parlato di matrimonio. Ho detto sì e quindi adesso vi racconterò un po' cosa è successo. Prima di tutto io ho fatto un video a Santorini perché lui mi ha fatto la proposta a Santorini in Grecia. E io ho fatto un vlog. Avevo fatto un vlog perché avevamo fatto un viaggio insieme, quindi io facevo i vlog dappertutto. Non è stato un vlog del tipo, so che mi chiederà di sposarlo, quindi farò un vlog. No, io ho fatto il vlog tipo anche ad Atene, ho fatto il vlog a Parigi, no, in realtà a Parigi non l'ho fatto, a Firenze, a Roma, insomma. Però c'è qua sotto, ho fatto qua una playlist riguardo al matrimonio, quindi lì troverete tutti i video dove io parlo del matrimonio in generale. Quindi se volete dare un'occhiata, se non li avete ancora visti, potete andare a vederlo. Oggi invece parleremo di... com'è stata la proposta di matrimonio? Come hanno reagito i miei? E se i miei amano effettivamente lui o no? Allora, per chi fosse nuovo qua, buongiorno, direte ma chi è sta qua? Ma chi è sto lui? Allora, lui è il nome, non è lui ma è lui, giusto perché ogni tanto la gente si confonde e non è Luis, non chiamatelo Luis che vi stacca la testa. E niente... io ho conosciuto il mio ragazzo nel 2016, quindi stiamo insieme da 3 anni, ufficialmente da 3 anni, 3 anni ufficialmente. L'ho conosciuto nel 2016 perché lavoravamo nello stesso posto durante gli studi. Facevamo la stessa università, ma quell'università era così enorme che chi puoi incontrare? Cioè, ma cosa stai dicendo? Ma che? Niente, quindi l'ho conosciuto dove lavoravamo. È stato... per farla breve, sì, abbiamo iniziato a uscire insieme, cioè, è stato un parto farlo, cioè uscire insieme, arrivare al momento di uscire insieme, non farlo, sì, ok, vabbè, magari la gente manco, vabbè. Quindi è stato un po' un parto, però questa è un'altra storia, quindi se volete tipo... boh, una cosa un po' più piccante, non è vero, una cosa un po' più con più dettagli di come effettivamente ci siamo conosciuti, come effettivamente abbiamo cominciato a uscire insieme, magari lo farò in un altro video perché questo non si tratta di ciò. Abbiamo iniziato a uscire insieme, quindi giustamente sono arrivata in Canada a fine 2015, abbiamo iniziato a uscire insieme a luglio 2016. E ci siamo conosciuti tipo a giugno, cioè fine giugno. Quindi giustamente i miei genitori non hanno visto lui fino a Natale 2017, quindi praticamente era un anno e mezzo che noi stavamo insieme quando i miei genitori effettivamente hanno conosciuto lui, perché i miei genitori non sono mai venuti in Canada, quindi sì, non sono mai venuti in Canada e lui è venuto per la prima volta in Italia nel 2017 a Natale. Giustamente i miei genitori non parlano francese o inglese e lui non parla italiano. Quindi è stato un po' dura all'inizio perché dovevo sempre fare la traduttrice per tutte e due, quindi ogni tanto durante cena mi toccava tipo tradurre perché mia madre parla sempre. Anche lui non è da poco, anche lui blattera un casino, che non è una cosa tipica dei canadesi, ve lo dico. Quindi mi toccava sempre tradurre. A un certo punto le ho detto sì, però basta, mo devo magna. Bene. Quindi mia madre ha adorato lui fin da subito, ma in realtà lo adoravano già dalle foto, perché dicevano, oddio, sembra un ragazzo così carino, così calmino, così tutto. Poi quando l'hanno conosciuto si sono innamorati, perché oh mio Dio che educato che è, oh mio Dio, cioè che si offre di lavare i piatti, oh mio Dio. Cioè, vabbè, insomma, suocera approved, ecco. Quindi ero molto contenta, perché giustamente, cioè, è bello quando i tuoi genitori amano il tuo ragazzo, cioè, ci mancherebbe. Hanno iniziato ad amare più lui che me, ma questo... non fa male assolutamente. E niente, quindi alla fine mio padre non è una persona che parla molto, quindi vi direi che mio padre non si è mai espresso su niente, però su questa cosa si è espresso e effettivamente ha detto lui sembra un bravo ragazzo, brava.
queste sono state le uniche parole che mio padre mi ha detto, e ho detto, wow, ti prego calmati, ti prego, che piove dopo, piove con le rane. E niente, quindi abbiamo passato, lui è arrivato, io sono arrivata in Italia, nel 2016 sono andata in Italia un po' prima rispetto a lui, lui è venuto solo a Natale per quelle 2 settimane e mezzo. Abbiamo passato Natale, ha capito cosa significa effettivamente festeggiare il Natale all'italiana, misto moldavo, poi abbiamo passato Capodanno con le amici e tutto quanto, insomma si è divertito un botto, ha amato tanto l'Italia, ha amato il cibo perché mia madre lo faceva ingozzare di tutto, io non ho mai visto così tanto cibo in casa mia, non sapevo neanche dell'esistenza di 10 formaggi diversi, cioè mia madre tipo aveva più cura di lui che di me, io balba, ma vabbè. Quindi, sì, quindi alla fine i miei genitori proprio mi hanno messo lo stampino di approved, tipo Jeffree Star approved, ecco. Io ero molto contenta, quindi insomma così. Solo che l'unica cosa che è venuto fuori è stato, sì, però tesoro, cioè, se stai con un canadese, cioè dopo non torni più in Italia, rimani là in Canada, metti che ti sposi con sto tipo. Cioè, insomma, questi sono stati i discorsi che i miei si preoccupavano del tempo, che se mi sposo un canadese è finita la vita perché non vedrò più la gente. E vi dico che fa ridere, perché anche la mia migliore amica mi fa, sì, però quando ho iniziato a uscire con lui, nel lontano 2016, lei mi fa, sì, però dai, ti sei trovato un canadese, ma proprio un canadese si trovi, ma dai, ma che cazzo, abbiamo capito che non torni più in Italia. E io ero tipo, ma no, ma che stiamo a dire, ecco, perfetto, 3 anni dopo sono ancora in Italia, sono ancora in Canada. Allora, niente, il sole mi sta accecando tantissimo, però cerchiamo di mandare avanti questo video ignorando il sole, Dio, Dio. Cosa è successo? Che l'estate 2018, io sono andata in Italia ad aprile 2018 e lui è venuto a maggio perché lui doveva ancora finire la sua tesi e finire tutti i suoi esami. Io invece ho detto ciao bei, io ho finito tutto, me ne vado in vacation. Quindi sono andata in Italia anche perché c'avevo un sacco di cose da fare, quindi mi toccava andare prima. Poi io e lui abbiamo deciso di fare un viaggio per la fine delle nostre lauree. Io avevo finito la magistrale, lui aveva finito la sua triennale, quindi abbiamo deciso di fare questo viaggio di fine magistrale perché abbiamo detto se non viaggiamo adesso non lo faremo mai più. Quindi abbiamo organizzato un viaggio, siamo andati a Parigi, siamo andati a Firenze, siamo andati a Roma e siamo andati in Grecia. In Grecia abbiamo fatto Atene e Santorini. Quindi lui è arrivato a maggio, siamo andati a Parigi a maggio, siamo andati a Roma, a Firenze maggio-giugno, poi a giugno siamo partiti, inizio giugno, siamo partiti per la Grecia, abbiamo fatto Atene 4 giorni, poi abbiamo fatto Santorini 5 o 6, una cosa simile. E cosa è successo? Che il 10 di giugno 2018, che è stata 3 giorni prima che noi tornassimo in Italia ed era l'ultima destinazione del nostro viaggio, lui mi ha chiesto di sposarlo. Se volete andare a vedere appunto nel video del vlog, si vede come è avvenuto il processo, perché mi ha fatto fare un gioco. Non si vede il momento in cui me l'ha chiesto, perché giustamente non stavo filmando, però sì, si vede un po' il processo prima di chiedermelo. Se siete curiosi, e niente, quindi io alla fine giustamente non me l'aspettavo, sono stata un po' sotto shock, però ho iniziato tipo a mandare l'anello, tipo la prima persona che ho inviato l'anello è stata la mia migliore amica, l'ho inviato solo l'anello, poi l'ho inviato al mio migliore amico, poi l'ho inviato a mia cugina, poi tipo ho provato a chiamare mia madre per dirglielo, mia madre non mi ha risposto, ho provato ancora, non mi ha risposto, però a un certo punto io volevo mettere la foto su Instagram perché dei turisti ci hanno fatto la foto mentre lui me l'ha chiesto, quindi questa cosa è stata bellissima perché ho detto almeno c'ho un ricordo effettivamente del momento. Quindi questi turisti sono stati carinissimi, cioè ci hanno applaudito tutti, c'è una cosa pazzesca, vabbè, insomma, film. E niente, cosa è successo? Che io ho messo la foto, però avevo inviato la foto dell'anello a mia madre. Mia madre mi chiama e mi dice, sì, però che cazzo significa? Cioè, proprio detta così. E ho detto, mamma, cioè, in che senso, cosa significa? Lui mi ha chiesto di sposarlo. E tu che hai detto? E faccio... Ho detto sì. E mio padre, no, ma c'è, ma stai scherzando? Ma no, ma no, ma cosa vuol dire? No, ma... E io tipo sono rimasta un po' di merda perché ho detto, ma in che senso? Ma mia madre, che mi ha stressato la vita dicendomi che quando è che hai intenzione di sposarti, quando le dico che effettivamente mi sposo, ha reagito malissimo. E io ovviamente ci sono rimasta malissimo perché non capivo, ho detto, ma cos'è successo? Non capisco cos'è successo tra il
boh, tipo, quando è che ti sposi? Come sta andando con lui? E effettivamente mi ha chiesto di sposarlo e lei tipo, ma che vuol dire? E niente, io sono rimasta tipo un po' così, ho messo giù e ho detto, non ho detto niente a lui perché non volevo tipo, boh, che ci rimanessi male. Poi mia madre mi richiama dopo qualche ora e mi fa, sì, tesoro, scusami, scusa, ho reagito un po' male, non capivo, sono stata presa da troppe emozioni, poi la gente ha visto la tua foto su Facebook, ha iniziato a chiamarmi, a farmi congratulazioni, io non capivo più niente. Io ero tipo, sì, ok, mamma, ma un po' meno, stai tranquillo, non è successo niente, cioè, mi sposo e basta, cioè, nel senso, ti piace lui, non capisco qual è il dramma. No, perché tuo padre mi ha detto che lui lo sapeva e non me l'ha detto. Allora io ho cominciato a ridere, gli ho detto, in che senso lo sapeva? Mi ha detto che lo sapeva perché lui gli ha chiesto la mano. E io ho detto, davvero? Allora sono andata a chiedere a lui, ho detto, ma in che senso mio padre lo sapeva? Ah sì, ma io gli ho chiesto la mano a lui prima di chiederlo a te. Ho detto, oh mio Dio, che old style che sei. Cioè, è stato carinissimo perché ha scritto una lettera in italiano, si è fatto aiutare da un mio amico. Quindi anche sto mio amico stronzo lo sapeva che lui mi avrebbe chiesto di sposarlo. E l'ha letta a mio padre, mi ha detto che mio padre in quel momento si stava facendo un panino, quindi è stato tutto molto romantico. E alla fine, quando ho smesso di leggere la lettera, mio padre ha solo detto: ok, cioè ha solo detto questo, ma dovete capire che mio padre è proprio persona di poche parole. Però lui le ha chiesto la mano a mio padre una cosa come 2 settimane prima che lo chiedesse a me, quindi mio padre. Per 2 settimane ha tenuto il segreto come una tomba, una cosa pazzesca. Io ero sconvolta perché non ha mai cambiato atteggiamento, non ha mai cambiato niente nelle sue espressioni, cioè non lo so, cioè se io sapessi una cosa così importante sarei tipo... Ma sono brava a tenere i segreti, vi giuro, sono bravissima, solo che sarei molto tipo, oh my god, mio padre invece poker face pazzesco. E mia madre quindi è stata molto gelosa del fatto che mio padre lo sapesse e lei no. Solo che mio padre dopo gli ha detto, io non te l'ho detto perché sapevo che tu con la tua lingua lunga le avresti detto tutto, quindi le avresti rovinato la sorpresa. Effettivamente non aveva tutti i torti, mia madre sicuramente le sarebbe scappata. Quindi diciamo che sono rimasta, all'inizio sono rimasta un po' sorpresa dalla reazione di mia madre, ma poi mia madre si è data una calmata. E niente, quindi tutta questa cosa è finita bene, giustamente. Quindi tra 2 mesi i miei genitori finalmente vengono in Canada. Vengono finalmente in Canada e vedranno per la prima volta il Canada e vengono appunto per il matrimonio. Ovviamente ci sono stati tutti dei tipo, ma sei sicura? Cioè, ti sposi con un canadese? Cioè, vivrai in Canada per sempre? Cioè, oh my god! Ci sono stati tipo dei drammi pazzeschi in questa famiglia. Solo che io ho detto, mamma, non è che se mi sposo un canadese significa che rimango in Canada per sempre perché... Voglio fare, però sì, diciamo che la sua prima reazione non è stata bella come me lo aspettavo, ma allo stesso tempo ho capito anche che è stata così colta di sorpresa, non se lo aspettava manco lei, che sì, diciamo così. Poi ovviamente si è anche arrabbiata perché mio padre lo sapeva, lei no, e no, lei non accetta che mio padre sappia le cose prima di lei. Va bene, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, si è trasformato in uno story time alla fine. Vabbè, sì, è una story time a quanto pare, bene. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se per caso anche voi siete sposati o siete fidanzati e se i vostri genitori effettivamente come hanno reagito. Oppure fatemi sapere se i vostri genitori amano i vostri partner. E niente, fatemi sapere tutto ciò che volete. Noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao!